Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati su Mucchio TV. Io sono Vigi Future e oggi parliamo ancora di Red Dead Online. Questo è un aggiornamento straordinario che la Rockstar ha fatto. Non è proprio un aggiornamento, diciamo, è più una comunicazione. Tra l'altro lo sto facendo da un luogo assolutamente improvvisato. Io mi porto quasi sempre il materiale dietro per poter registrare. Ebbene, oggi ne ho potuto usufruire e mi è servito particolarmente. Allora ragazzi, vi vado a leggere questa notizia qua che riguarda appunto il prossimo aggiornamento che ci sarà appunto di Red Dead Online, quello promesso estivo. La Rockstar scrive così: aggiornamento online di Red Dead prossimamente. Con 3 ruoli unici, il cacciatore di taglie, commerciante e collezionista, le recenti aggiunte a Red Dead Online hanno creato le basi per il futuro del gioco, con una serie di miglioramenti progettati per consentire ai giocatori di vagare liberamente e vivere il mondo nel modo che preferiscono. Ragazzi, volevo dire che questo aggiornamento, tra l'altro in inglese, ancora non è stato neanche tradotto in italiano, quindi ho usato il Google traduttore, però penso che il senso, insomma, si capisca. Più avanti quest'estate, quindi sicuramente non ci sarà mercoledì, avete capito? Cioè il prossimo aggiornamento non sarà questo. Comunque dice: più avanti quest'estate il mondo si evolverà di nuovo con l'introduzione di ruoli specialistici, percorsi di progressione unici, ognuno dei quali fornisce la propria esperienza con elementi di gioco e vantaggi su misura che permetteranno ai giocatori di diventare ancora più profondamente collegati al loro personaggio e alle scelte che fanno mentre abitano il mondo di Red Dead Online. Questo cambiamento fondamentale indica il futuro a lungo termine di Red Dead Online. Un mondo in cui i giocatori convivono in una pace inquieta, scegliendo di unirsi o di battersi da soli, lottando per sopravvivere in un mondo pieno di minacce e opportunità, mentre costruiscono una vita per se stessi sulla frontiera. Continuo a leggere per scoprire in più sui primi 3 ruoli in una serie in corso: il cacciatore di taglie, il commerciante e il collezionista. Probabilmente la Rockstar ha voluto fare, diciamo, questa comunicazione perché ha letto, secondo me, un poco di scontento, nel senso che, ragazzi, questo aggiornamento era stato promesso per l'inizio, insomma, metà estate, e al momento ancora non c'è nulla, e infatti è uscita sta comunicazione. Vediamo un po' che cosa ci riserva. Allora, diventa un cacciatore di taglie per una vita di costante azione su entrambi i lati della legge. Un cacciatore di taglie con licenza può rintracciare obiettivi e catturare o uccidere a seconda di quanto tu sia onorevole nelle tue ricerche. Occasionalmente anche un giocatore vicino con una taglia abbastanza alta può essere un bersaglio designato. Progression sbloccherà oggetti speciali come un lazzo rinforzato per bersagli extra duri, così come intricati trucchi con la pistola e abilità di tracciamento avanzate come le capacità di usare l'Eagle Eye durante gli sprint. L'Eagle Eye non ho la più pallida idea di che cosa sia, perché noi conosciamo il Dead Eye, ma l'Eagle Eye non lo so. Ma non so se questo è un errore di traduzione, oppure magari è un qualcosa in più che avrà questa specializzazione, non si sa. Il galoppo a cavallo e molte altre abilità, oggetti e potenziamenti speciali. Poi passiamo al commerciante. La vita di un commerciante è perfetta per i capitalisti in crescita mentre instauri e sviluppi un'attività del tuo campo. Grazie alla conoscenza del tuo fidato compagno Crips di pellicce, pelli e macelleria, sarai in grado di cogliere nuove opportunità per raccogliere materiali e produrre beni preziosi da vendere. Aumentare le tue abilità come commerciante sblocca la possibilità di potenziare il tuo campo con un armadietto per armi, uno stufato e persino consentire a qualsiasi compagno canino di avvertire di imminenti attacchi al campo, quindi ci sarà la possibilità pure di avere un cane. Man mano che le attività si espande, puoi acquisire nuove competenze, migliorare la tua cartella o aggiungere nuove risorse per la tua attività, come i carri da caccia per portare grandi trasporti e molto altro. Ragazzi, sapete che ci sta, che sta questa specialità, diciamo, secondo me è molto molto interessante, perché ci sono tutta una serie di migliorie che fornisce il commerciante, appunto, e poi c'è l'ultima, diciamo, specialità, che sarebbe quella del collezionista.
Un collezionista ama esplorare il mondo alla ricerca di oggetti rari e preziosi, cerca una mistica commessa itinerante in natura per iniziare il lungo percorso del collezionista alla ricerca di gioielli smarriti, rare punte di freccia e alti tesori da vendere come pezzi singoli o set di grande valore. Man mano che avanzi avrai accesso agli strumenti che aiutano la tua ricerca, tra cui il binocolo raffinato, una lanterna a cavallo e persino un metal detector, oltre ad acquisire ulteriori competenze per aiutare a cercare e scoprire le più grandi rarità del mondo. Il metal detector, che è come se il metal detector non ci stava nel vecchio West. Non lo so, ragazzi, io non ho mai sentito di metal detector nel vecchio West. Man mano che cresci, in ogni ruolo si evolverà e modellerà la tua esperienza nel mondo e nei personaggi che ti circondano, mostrando agli altri giocatori quanto hai progredito lungo il percorso di ciascun ruolo specialistico. Sarai anche in grado di giocare e progredire in tutti e tre i ruoli contemporaneamente o scegliere di esercitare il tuo mestiere solo nei ruoli di tua scelta. C'è molto altro da scoprire su come diventare un cacciatore di taglie, un commerciante e un collezionista nelle prossime settimane. Quindi nelle prossime settimane sapremo queste cose qua, insomma. Però secondo me mercoledì non vi aggiornerò di questa cosa qua. Miglioramenti aggiuntivi. E oltre a questi ruoli, il prossimo aggiornamento fornirà anche una varietà di nuovi contenuti e miglioramenti volti a migliorare tutte le esperienze nel mondo di Red Dead Online, sia all'interno di ruoli, modalità competitive o semplicemente esplorando il roaming gratuito. Sostanzialmente si stanno apportando cambiamenti a livello di combattimento e movimento per consentire un sistema di controllo più reattivo che sia ancora più naturale. Anche la riduzione del danno aggiuntiva per i giocatori difensivi è all'orizzonte e il gioco ora ricorderà il tuo stile di gioco preferito, offensivo o difensivo, quando esci e riavvii il gioco. Ci saranno anche molti altri oggetti depredabili da trovare in tutto il mondo, come contenitori su carri o il dente d'oro occasionale su un'anima sfortunata. Il prossimo aggiornamento di Red Dead Online, con anche altre possibilità di ripristinare l'aspetto del tuo personaggio e molto altro ancora. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e bla bla bla. Allora ragazzi, fondamentalmente qua dice che nel prossimo aggiornamento di Red Dead Online ci sarà la possibilità di cambiare l'aspetto al proprio personaggio. Questa è un'aggiunta che non ho capito bene, perché essendo appunto una traduzione letterale non so se con prossimo aggiornamento si intende mercoledì prossimo oppure si intende nel tempo, perché non si capisce bene. Insomma, lo scopriremo mercoledì, ragazzi. Per il resto vi rinnovo l'appuntamento con il torneo di poker che faremo poi sul gruppo. Restate sintonizzati, perché io farò un post con tutte le informazioni necessarie. E ovviamente, ragazzi, non si vince nulla, però chi vincerà, insomma, il torneo lo metterò nell'albo del sito del Mucchio Selvaggio e quindi rimarrà nella storia del Mucchio, come già rimangono i vecchi partecipanti che ho già messo sul sito e rimangono sempre lì, vita natural durante, ok? Questo era tutto, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!